Carissimi amiche, salve a tutti. Abbiamo appena finito di ascoltare la conferenza stampa dalla Procura di Bergamo, in cui si è sancito la fine di questo giallo di Sharon Verzeni con la cattura di questo squilibrato, di questa persona che sembra senza alcun movente, alcuna ragione, questo Moussa Sangare, che è di cittadinanza italiana e che casualmente ha messo fine alla vita di Sharon. È qualcosa veramente che fa ancora più male, se vogliamo, di qualcuno che potesse avere una motivazione. È un omicidio random, un omicidio casuale, un omicidio che non si può prevedere e può capitare a chiunque, può capitare dovunque purtroppo. E quindi grazie a queste telecamere, anche abbiamo sentito fuori dal comune, a Chignolo d'Isola, è stato ricostruito tutto un percorso fino ad arrivare a lui. Quindi iniziamo una volta tanto con i complimenti alle forze dell'ordine, perché quante volte noi le critichiamo a volte, invece oggi bisogna dare un grosso applauso. E quindi sono andati dietro all'uomo che passava in bici e lo hanno identificato. Sono andati indietro a tante piste, cominciando dalla famiglia, dal marocchino, da scientologi, da tutto, dagli spacciatori. È stato un lavoro incredibile. Hanno sospettato di tutti, però, quest'uomo che scappava quasi da via Castagnate era molto sospetto, però non si riusciva ad identificare per la qualità delle immagini. Poi, grazie a Dio, insomma, è stato identificato ed è un sollievo almeno per tutta la comunità. Quindi è un italiano di nascita, Moussa Sangare, anche se di origine, insomma, della Costa d'Avorio, evidentemente un disadattato con problemi non si sa di che tipo, ma dei gravi problemi, perché è uscito di casa con ben quattro coltelli, ho sentito, e per uccidere qualcuno, vedete? Non c'è, purtroppo il dramma di questo fatto è che non c'è una motivazione. Ha detto di aver avuto un raptus e di aver colpito la ragazza. Ecco, sembra incredibile, ma la realtà è questa. Non conosceva assolutamente Sharon, non era legato al mondo dello spaccio, al mondo del terrorismo, al mondo mistico, nulla di quanto ognuno aveva detto, ognuno aveva ipotizzato, nulla di quanto ognuno aveva ipotizzato. Quindi c'è solo da tirare un sospiro di sollievo che un pazzo simile sia stato assicurato alla giustizia, e per quel che può servire è, diciamo, anche un sollievo per la famiglia della ragazza che vede alleggerirsi quella cappa di sospetti che comunque c'era stata insieme a tutte le altre ipotesi. Ovviamente prima di questa svolta si cercava una motivazione. Noi siamo ovviamente persone che cercano le motivazioni sempre per quello che accade. Una ragione qualsiasi che giustificasse in qualche modo questa tragedia. E non trovando niente, le indagini si erano dirette inevitabilmente verso la vita privata, inevitabilmente al rapporto di coppia con Sergio Rocco. Si pensava anche che potessero esserci dei problemi nella coppia, dei problemi per la sua frequentazione a scientologi, problemi economici. Si era parlato del costeggiatore del bar, dello stalker, dello spacciatore, si era parlato di tutto. E quelle uscite, comunque a tarda notte pericolose, avevano accentuato il dubbio. Quindi alla fine sembra che niente di quanto si è
maggiormente ipotizzate sia stato vero. Assolutamente niente. Il procuratore ha dichiarato nessun legame con nessuna delle persone di cui si è parlato, né con nessuna delle persone proprio di Terno d'Isola, proprio niente. Veniva casualmente da un comune vicino. Quindi è incredibile. L'epilogo, questo è l'epilogo forse peggiore, perché non c'è, diciamo, una motivazione, non c'è una motivazione. Da allora fa meraviglia leggere sui social, oggi leggere invece di una doverosa giustificazione, di persone che si mettono, ecco, come una sorta di medaglia al petto, dicendo io l'avevo ipotizzato, io l'avevo detto, il pazzo, lo sconosciuto, io ho avuto ragione, ecco. A dire chiedete scusa a questo, chiedete scusa alla famiglia, al fidanzato, ho avuto ragione, che ero un pazzo. Vedete, è una tristezza oggi fare questo tipo di considerazione, perché magari, ecco, fra 100 ipotesi che si potevano fare, magari rientra anche l'ipotesi del pazzo di passaggio. Come avevo detto di quegli opinionisti TV che pontificano di tutto, dicono tutto e di più, qualsiasi pista, e in qualsiasi pista anche dell'uomo così di passaggio rientra inevitabilmente anche Mussa Sangare, che ha ucciso casualmente per il gusto di uccidere. Quindi, care amiche mie, qui c'è da fare i complimenti agli inquirenti e non scusarsi di nulla. Certo, chi ha avuto l'impudicizia di muovere delle accuse specifiche, non dovute, certamente che non lo doveva fare, ma non è questo il caso, certamente, sul canale, dove si sono fatte sempre tutte le ipotesi al condizionale d'obbligo, perché si ragionava e si ragiona in tutti i casi con quelli che sono gli elementi conosciuti al momento. Quindi tutti sanno che la famiglia, il marito, l'amante sono i primi ad essere giustamente sospettati durante, quando succedono questi fatti di sangue, no? Si scandaglia nelle loro vite, al 90% viene a finire sempre che emerge qualcosa che c'entra nella vita, negli interessi delle coppie, delle famiglie, lo sapete questo. Poi si cerca a 360 gradi, e a volte invece l'epilogo è quello meno atteso. D'altronde, vedete, era un dubbio anche degli inquirenti fino a ieri, cioè fino all'individuazione e alla confessione di questa notte, perché questa notte è cambiato tutto, in quanto fino a ieri gli inquirenti hanno cercato il coltello con i metal detector anche intorno alla casa di Sharon, e certamente per cercarlo ieri intorno alla casa di Sharon avevano anch'essi ancora dubbi sul fidanzato. Invece dopo la confessione, a proposito, è stato anche trovato il coltello, perché questo folle, così lo devo dire, ha indicato anche, ecco, il fiume Adda, dove ha buttato il coltello, anche con dei vestiari, insomma. Quindi, e quindi è stato trovato il coltello, che ovviamente era stato buttato, come ipotizzato, molto distante dalla zona e non nel primo tombino disponibile. Poi sembra che quindi la svolta sia avvenuta solo questa notte con la confessione di questo squilibrato, quindi nessuno può portare la bandiera di chi ha avuto ragione, nessuno può dire io l'avevo detto, tutti abbiamo ipotizzato le tante piste, nessuno poteva dire di sospettare di questa persona in bici o di sospettare quello che poi è avvenuto.
Invece no, si fanno sempre queste contrapposizioni tipiche nostre, di guelfi ghibellini, bianchi e neri, buoni e cattivi. È una cosa insopportabile. Quindi, invece oggi è il giorno in cui dobbiamo essere tutti soddisfatti, soddisfatti che un pazzo assassino è stato assicurato alla giustizia e che stia in carcere. Almeno non c'è il pericolo che possa ancora fare tanto male. È un sospiro di sollievo. Quindi oggi lo spazio deve essere solo per un pensiero di commozione, di tenerezza per questa ragazza, Sharon Verzeni, che si affacciava alla vita e che a lei è stata tolta la vita senza nemmeno una motivazione di qualsiasi tipo, perché si trovava a passare di là. È un dolore che rimarrà nel cuore di tutti, specie dei suoi familiari che non si daranno mai pace, perché essi nelle poche interviste hanno detto: vogliamo sapere soltanto il perché è accaduto. Ricordo in particolare il fratello di Sharon che aveva dichiarato: vorrei sapere solo il perché è accaduto, non voglio sapere altro. Ebbene, a questa domanda non c'è stata risposta, non c'è stata risposta. Uccisa senza un perché. Forse è questo che fa più male. Mussa Sangare confessa: l'ho vista e l'ho uccisa. Ed uscite con l'intento di uccidere qualcuno. Non c'è un movente religioso, ideologico, etnico, niente, è questo che fa più male. È scappato, ha fatto tanti chilometri prima di ritornare a Suisio, dove abitava. E quindi è normale tutto ciò che è accaduto in questi giorni, amiche mie. Non c'è da crearsi delle crisi, di aver sospettato qua e là. È ovvio che le indagini, anche gli inquirenti, sono andati a 360 gradi, hanno perquisito casa in lungo e in largo, hanno indagato nella vita. È ovvio. È col senno di poi, è normale. Dice: col senno di poi, se conoscevi questo pazzo, non facevi altre indagini. Certo, ma fino a ieri, ripeto, si facevano indagini ancora attorno alla casa di Sharon. Poi alcune particolari, come quel mi ha accoltellato, aveva fatto anche pensare ad un rapporto di conoscenza con l'assassino. Quindi ci sono state alcune cose che portavano in una certa direzione. Però chi pratica questo campo del crime sa che a volte le cose non sono così come appaiono e che la realtà supera la fantasia. La realtà è sempre più complicata della fantasia. Il pazzo che passava e che uccideva random, così, tanto per, era una delle ipotesi che quasi nessuno faceva, e si faceva tanto per dire, ma l'extracomunitario, il marocchino, lo spacciatore, lo stalker, quelli del bar, il costeggiatore, il fidanzato, problemi in famiglia, scientologi. Questi erano gli argomenti che ognuno, secondo le sue idee, faceva. Ma non ci si poteva aspettare questo. L'ipotesi meno credibile è diventata l'ipotesi esatta. E non possiamo dire: vediamo se è vero o non è vero, perché quando questo pazzo ha indicato anche dove aveva buttato l'arma del delitto ed è stata trovata, c'è poco da dire. Si può dire: forse ha agito perché qualcuno gli ha detto di fare. Non credo, non credo.
Non credo proprio, non credo proprio. Si dice che abbia dei problemi anche psichiatrici, psicologici, quindi credo proprio che la realtà abbia superato la fantasia. E meno male che una volta tanto gli ausili tecnologici sono serviti. Oggi, vedete, lo abbiamo sempre denunciato questa cosa, senza gli ausili tecnologici a volte le indagini non decollano. Se non c'è un DNA, e qua non c'era un DNA, i telefonini se non parlano non si può fare niente. Qui hanno parlato le telecamere, delle telecamere con delle immagini poco chiare, quindi c'è stato tutto un lavoro enorme da fare per risalire a questo ciclista. Non è stato per nulla facile, non sarebbe per nulla facile. Se non fosse stato per quelle telecamere, non si sarebbe saputo nulla, avremmo parlato di questo caso fino alla dimenticanza. È di ieri, la cronaca di ieri, che si parlava proprio ieri su tutti i social, anche del marocchino pizzaiolo che era sparito dal 30 luglio, del commerciante egiziano che era pronto a testimoniare su una persona che non si era fatta più viva. Era venuto fuori ieri la frequentazione, si diceva, forse di Sharon con il figlio del proprietario del bar. Vedete, ognuno ha fatto delle ipotesi, nessun atto di accusa, nemmeno nessuno ha mai accusato Sergio Ruffo, non lo si voleva fare, non lo si è fatto. Si diceva, forse scaviamo, può darsi che ci sia una problematica. Lo abbiamo fatto tutti. Tutti hanno detto di tutto. Adesso qualcuno si vuole mettere la medaglia al petto di dire sì, però io una volta ho scritto, io una volta ho commentato, io una volta ho detto che può essere il pazzo. Se uno dice 100 ipotesi, probabilmente finisce anche per avere ragione. È stato detto la qualunque da parte di tutti. Oggi quel qualcuno vuole mettersi queste medaglie al petto che non appartengono a nessuno. L'unica medaglia al petto la devono mettere oggi gli inquirenti che hanno dimostrato veramente di aver fatto un lavoro eccezionale. In questo periodo estivo, caldo, cioè eccezionale. Una volta tanto bisogna dirlo, come a volte critichiamo, bisogna dire un lavoro eccezionale. Perché era giusto in primis scavare nella famiglia, perché è lì che spesso avvengono i danni. Poi c'è stata la mancanza di riscontri oggettivi e quindi si è cercato un po' dappertutto. E poi le telecamere hanno indirizzato. Complimenti davvero, costanti, capaci, caparbi, questi inquirenti instancabili che durante tutto questo caldissimo mese di agosto, magari sicuramente avranno sacrificato il loro tempo libero, le loro famiglie, per cercare di dare giustizia a Sharon. E alla fine sono arrivati al dunque. Vedete, dobbiamo essere coerenti con noi stessi. Quanti di noi, il 99% di noi, ha detto, era il fidanzato, problemi nella famiglia, forse qualcuno di Scientology, forse i debiti che aveva fatto con Scientology, i soldi che aveva speso in Scientology, forse aveva conosciuto qualcuno in Scientology, forse qualche costeggiatore del bar, forse era uscito col figlio del proprietario del bar, forse c'era uno stalker, forse qualcuno nella vita privata, qualcuno che veniva dal passato. Forse qualche spacciatore di lì in via Castagnate, un extracomunitario qualunque, forse il mistico, qualcuno che sentiva le voci di dentro, forse il serial killer che aveva fatto nei dintorni 9 anni prima, nel 2016, altri delitti, un desiderio di emulazione, un omicidio rituale, di ricorrenza, il mostro di Firenze, tutto è stato detto, è ovvio, è ovvio. Poi, se fra queste cose qua si dice pure il pazzo di passaggio, ecco, ho detto il pazzo di passaggio.
Nessuno si metta le medaglie sul petto se non gli inquirenti, che sono gli unici veri eroi, le forze dell'ordine. Io ho due figli nelle forze dell'ordine, lo posso dire, sono sempre stato dalla parte delle forze dell'ordine, anche se a volte si critica anche in alcuni casi delle cose, giustamente. Io ho due figli nelle forze dell'ordine, sto sempre dalla loro parte perché so i sacrifici che ci sono dietro e le difficoltà che ci sono dietro. Lo so. Quindi non era nessuno di queste ipotesi, nessuno ha indovinato, nessuno ha vinto il premio. Questo non era un gioco, questo è un dramma. Ed è finito nel peggiore dei modi. Nessuno ha indovinato, ognuno ha ragionato, nessuno deve scusa a nessuno. Tutti hanno fatto ipotesi, perfino addirittura i vicini di casa hanno detto chissà, è andato in una casa, è andato da un vicino di casa, si è dubitato anche di qualcun abitante lì a via Castagnate, di tutto si è detto. Ora chi è che deve avere la medaglia sul petto se non gli inquirenti? Purtroppo dispiace che sia finita così per Shalom, senza un motivo, così al posto sbagliato, al momento sbagliato. È finita nel peggiore dei modi, senza uno scopo, un momento, un litigio, una provocazione, qualsiasi cosa che avrebbe dato un senso, un minimo, niente. Allora c'è la paura dappertutto, ma non a Terno d'Isola, ma dovunque, in Italia, nel mondo, la paura di uscire di notte per vie deserte, dove qualche pazzo si sente autorizzato a poter fare qualcosa che magari se si sta in compagnia di altre persone o di giorno non fa. Quindi un po' di precauzione senz'altro ci vuole. Quindi se qualcuno dice e commenta io ho detto, sapevo tutto fin dall'inizio, è senz'altro in malafede. Quindi ci aggiorniamo per magari domani dare una conclusione, un commento finale a questa storia, nel caso vi dovesse essere ulteriore novità. Per il momento mi spiace solamente per questa povera ragazza che ha perso la vita così all'improvviso, nel fiore dei suoi anni, senza un perché, senza un movente. La famiglia che voleva sapere il perché era accaduto, non lo saprà mai, non c'è un perché. Grazie, condividete il video, un abbraccio a tutti quanti voi.